Dopo la disfatta in Coppa Miv, le altre batoste in campionato, il Borgo Rosso deve ritrovare la retta via, una strada chiamata corsa ai playoff. A rifaccia... Sono andato in diretta, comunque va bene, rifacciamo l'entrata. Bello della diretta, cari amici di YouTube. È il, è il bello della diretta, ma non c'è nessunissimo problema, la... la rifaremo. Questa è la partenza più incredibile della mia carriera da telecronista un saluto da Lusi comunque in diretta dal Don Calabria per San Filippo Neri Borgo Rosso una sfida eh, per i playoff c'è la voglia per, di queste due squadre di entrambe queste squadre di arrivare di non concludere la stagione già a maggio di non concludere semplicemente la regular season vogliono andare avanti vogliono eh, i playoff per arrivare anche a Cervia chiaramente l'obiettivo primo posto è impossibile per entrambe le formazioni ci sono due squadre che la stanno lottando con le unghie e con i denti vale a dire la Montagnola e il Maccabi tra l'altro c'è stato lo scontro diretto vinto dal Maccabi per 3-4 a 4-3 a all'Urbe Tevere lunedì un match davvero al cardiopalme il Borgo Rosso invece deve ritrovare come detto la retta via dopo un inizio un inizio terrificante eh, dopo la pausa per via del, del coronavirus e della ennesima ondata di coronavirus, la squadra di Cesaretti oggi è fidata a Di Maria che non è in panchina, è addirittura a fare da seconda punta quasi in questa partita una squadra che ha preso tantissimi gol ne ha presi nove in tre partite di cui cinque in casa contro l'Alba Roma e quattro eh, contro l'Orione Ognissanti ormai una settimana fa ormai lunedì scorso andiamo a leggere quelle che sono le due formazioni iniziando dai padroni di casa del San Filippo Neri anche loro eh, davvero rimaneggiati per via del coronavirus Bischi va in porta non è lui il portiere titolare non c'è quindi Sebastiani difesa 4 con bocci, Gallo Ciarniello e Gozzare che parte titolare per la prima volta in campionato. Dente, Sebastiani, Adamo e Monir, eh, i quattro di centrocampo con pacifici a fare da seconda punta dopo Solari. Ma intanto è cominciata la partita, è cominciata San Filippo Neri contro eh, Borgo Rosso con il primo pallone gestito dalla difesa Bianca Azzurra. Che adesso elencheremo come formazione con Lovison in porta. Marchetti tartaglia. Petrolo e Benotti in difesa, i quattro centrocampo sono Lemo, Pellicciari, Vienale e Farris, i due d'attacco invece sono Di Maria e, e eh, Botev. Intanto andiamo subito, torniamo in cronaca, con, intanto il primo pallone eh, sbagliato dalla formazione di Cesaretti con la uh, rimessa laterale già affidata ai padroni di casa, oggi in maglia blu con uh, dettagli, anzi enorme eh, fascia rossa. Da petto, a, da petto a basso ventre classica invece divisa da casa bianca azzurra albi Celeste per i ragazzi di Cesaretti qui intanto non è stato fischiato fallo dal direttore di gara ma comunque si deve eh, mettere il pallone sul in fallo laterale perché c'è stato un colpo credo a Claudio tra Claudio Pacifici e mh, tra Claudio Pacifici un, un uomo della squadra di Cesaretti oggi affidata chiaramente a Di Maria, intanto si deve ripartire con il fallo laterale che viene ridato, restituito con applauso a Ezekiel Lovison, oggi portiere titolare era stato il... Um... Portiere a scendere in campo nella disfatta per 0-5 di due settimane fa del Borgo Rosso contro l'Alba Roma. Davvero la disfatta peggiore che finora ha avuto in campionato la squadra di Cesaretti, che adesso dialoga difensivamente con il pallone mandato subito dall'altra parte, dove c'è Benotti che vuole correre sulla fascia. Non ha molto spazio per provare una soluzione, vuole addirittura andare in dribbling contro. Un avversario. La palla messa al centro, intanto dell'area di rigore, dove non arriva. Dove non arriva Pacifici. Allora si vuole andare al centro. Attenzione alla conclusione con il destro, provata da Sebastiani. Comoda invece la presa di Lovison, che poi rinvia subito con le mani. Vuole andare centralmente, dove c'è. Se non ho visto male, il numero 21, Venale. Con, eh, che però non fa la scelta giusta va direttamente a regalare una falla laterale al San Filippo Neri che ha avuto già la sua prima occasione da rete Quando siamo ormai arrivati al minuto 2 di questo primo tempo il pallone che viene rinviato subito colpo di testa di Gozer ad allontanare, pallone messo in fallo laterale. Siamo arrivati circa al minuto 2 e 20 di questo primo tempo, dove San Filipponiere e Burgolosso ancora si stanno spartendo la posta in palio. 0-0 il risultato: risultato a occhialoni, fino adesso al Don Calabria, l'Ovison può andare al rinvio lo fa in questo momento a cercare addirittura una spilzata vediamo se ci arriva qualcuno del Borgo Rosso non ci arriva in questo caso Di Maria pallone allora messo in fallo laterale da Gozzare che sceglie la soluzione eh, meno difficile la soluzione più sicura vale a dire rifugiarsi in fallo laterale pallone dalle parti proprio di Di Maria che deve scegliere di rifugiarsi all'indietro tentata attenzione a Numero 24. Tartaglia che mette il pallone direttamente in affalo laterale. Melchiorre può alla eh, Marchetti pardon, può andare alla battuta. Fa partire adesso. Colpo di testa ad allontanare. C'è ancora però il San, Neri, eh, il San Filippo Neri che è in eh, pressione con il suo numero 9, vale a dire Solari, pallone messo all'indietro. Rischia tanto il Borgo Rosso in questa situazione. Per fortuna dei Biancazzurri, che c'è l'Ovison. Ancora Lovison col pallone tra i piedi. Vediamo se può andare al rinvio. Lo fa partire in questo momento. Vediamo se c'è qualcuno. C'è il controllo da parte di Marchetti che però viene fermato da posizione irregolare. Fuori gioco quindi punizione per il San Filippo Nere. La battuta può andare Gianluca Gozer che va all'indietro dove c'è Gallo Gallo e Cerniello, i due centrali di una squadra che ha subito soltanto tre rating tutto il campionato la miglior difesa per distacco in assoluto di questo torneo, di questa EFA Super League, eppure sono una squadra di serie B guarda caso, e si stanno giocando insieme al Borgo Rosso e tante altre squadre l'ingresso ai playoff intanto attenzione alla spizzata, a cercare Pacifici, se arriva sul pallone Lovison non si fida della presa, vuole andare al rinvio lontano, colpo del 22 Lemmo che però non riesce a primeggiare su Gozer che va a, a, lontano a cercare, a cercare qualche uomo dei suoi in avanti. Qui intanto si impappina il 24 che perde il pallone, vuole andare da Solari, lui è altrettanto braccato dalla difesa del Borgo Rosso e allora si rivà da Benotti. Con tutta la calma del mondo il Borgo Rosso adesso proverà. Organizzare un'azione manovrata, pallone lontano con il tocco in fallo laterale da parte di Bisci lui davvero. Non è un portiere, ma ne abbiamo viste tante di situazioni in cui in questo campionato non ci sono stati portieri titolari. È il caso anche della DLF Sampino che sono praticamente due mesi. Che va avanti, con il suo difensore Siclari tra i pali Lovison. Valle rinvio lontano. Poi c'è ancora però il Borgo Rosso in possesso di palla centralmente. Adesso... Si appoggia dietro Di Maria e si prende anche i complimenti di Lovison, che è quasi un secondo allenatore in campo. Parla tanto l'estremo difensore ex Birkirkara, lui che i campi di pallone li ha calcati. E come? Soprattutto quelli di Malta. Anche qualche apparizione nelle fasi iniziali della Champions League edizione 2011-2012. Proprio con la squadra in cui ha militato anche l'ex Palermo Fabrizio Miccoli. Adesso Pacifici apre tutto dall'altra parte, dove ha cercato l'arrivo di un di un esterno, in questo caso Monir. Lovison però ha fatto suo il pallone, Cerniello qui intanto primeggia su Di Maria e poi si rifugia centralmente da Sebastiani. Ancora il 13 fa qualche finta, poi vuole andare in avanti, c'è stata una deviazione e quindi fallo laterale. Adesso Monir si è invertito, è venuto la fascia opposta, Gozer può andare alla battuta del fallo laterale. 6 minuti e 24 sul cronometro, ancora 0-0 tra San Filippo, Nerebo e Grosso in questa super match, in questo Friday Night. Attenzione intanto al pallone che esce, e rischia di colpire Cameraman e tutto il resto della combriccola. Pallone messo prima nel fallo laterale dove può andare Gozer, classe 2002. Il ragazzo proveniente dalle scuole immacolatine di Roma dove in estate con il sottoscritto si è divertito tante volte a fare l'esterno nel beach soccer chiaramente è un ruolo completamente diverso, sono campi completamente diversi. E adesso è fallo laterale per il Borgo Rosso, fase confusa della partita. Si stanno studiando evidentemente le due formazioni, non vogliono eh, affrettarsi troppo nel colpirsi a vicenda, anche perché sono due squadre davvero molto molto rimaneggiate. Il San Filippo Neri non ha neanche un cambio, il Borgo Rosso ne ha quattro praticamente. Di cui uno che è in dubbio perché Del Zio me lo diceva in uh, fase di riscaldamento. Nella partita in Coppa MIVA contro la Locomotive Casilina eh, ha avuto una ricaduta sul polpaccio, quindi tanto, attenzione al pallone è cercato in verticale. Per il Borgo Rosso Gozzeri interviene, vediamo se riesce in qualche modo a prendersi anche il fallo laterale, sì, con uh, la sua non troppa esperienza alla fine riesce comunque a prendersi un pallone comunque prezioso, fallo laterale quindi adesso può andare alla battuta, proprio il 20 ex Immacolatine, pallone messo in fallo laterale ancora da, dal 23, vale a dire Pellicciari. Battuta lunga questa volta. Pacifici, vediamo se viene via. C'è stata una deviazione. Forse l'ultimo a toccare no, 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 è non stato. L'ultimo a toccare è stato. Pacifici che chiede spiegazioni all'arbitro. Tanto pallone toccato da un centrocampista del San Filippo Neri. Si torna. Ancora una volta lì indietro Adesso che è Lovison che sbaglia, regala il pallone a Solari. Vediamo se riesce a intervenire. Solari contro Lovison alla meglio però. L'ex portiere del Bilkircale, il portiere argentino. Non è finita adesso. Sebastiani vuole allargare da Monir. Uno contro uno di Monir. Potrebbe anche calciare. va da Sebastiani che praticamente tira verso la porta. Non trova però eh, alcuna... Non trova però alcun uomo. Lovison adesso rischia tantissimo di andare con i piedi. Alla fine... Stop così così di Gallo che però ha fortuna e torna all'indietro dal suo estremo difensore. Intanto arrivano saluti da parte di giovani talenti, di giovani ragazzi verso di noi. Qui intanto tocco con l'esterno di Pacifici Illuminante verso la corsa di Monir. Qui rischiano di impappinarsi, eh, credo, il 23. E lo stesso Lovison alla fine si ritorna un'altra volta dal portiere. Argentino, Benotti adesso si va dal 21, Venale tocca, rischiando di sbagliare. Poi si torna un'altra volta dal, da Benotti, rinvio di Ciarniello. praticamente la bella e meglio. Ma adesso Adamo vuole aprire, alzare un'altra volta il pallone per la corsa. De, di un attaccante, di un esterno della San Filippo Neri ha tanti errori in impostazione adesso. In questa fase Pacifici riesce a girarsi. Vuole il tocco per uh, uno suo compagno. Non trova nessuno, trova soltanto Lovison che rinvia lontano, il più lontano possibile. Salta a vuoto Gallo, ma in una seconda chance riesce anche a stopparlo. Lo fa male, rinviene però Pacifici. Fase davvero tanto confusa del match. Intanto adesso vuole andare via. Venale è un'ottima idea del numero 21. Poi vuole aprire per l'emo. Vediamo se in posizione regolare: sì, perché si alza la bandierina. Si può giocare. Ma adesso Adamo può girarsi e portare avanti il pallone. Si va da Solari uno contro uno di Solari che tiene ancora il pallone. Poi vuole aprire un'ottima idea per la corsa, provata verso il numero 11, vale a dire Dente. Che non riesce ad arrivare all'appuntamento col secondo gol in campionato Di Maria deve stoppare spalla alla porta. Lo ferma prontamente Ciarniello. Adamo con esperienza, non fa partire il suo destro. Allora apre da Solari, che questa volta però si fa togliere con esperienza il pallone. Non è ancora finita. Adesso sì, perché il Borgo Rosso può giostrare la sua azione, Di Maria controllo orientato, poi si gira e vuole aprire da Lemmo, non è un'ottima idea Lemmo se lo perde Gozzer, vediamo se ci arriva sul pallone il 22, certo che ci arriva ma adesso è braccato praticamente da Gozzer che mette il piedone e mette il pallone in fallo laterale, quando siamo giunti al minuto 12 della partita resiste il risultato Chialoni, resiste lo 0-0 al Don Calabria Centro sportivo Nuovo Aurelio, si può andare quindi alla battuta del fallo laterale per il Borgo Rosso in zona d'attacco. Pallone messo verso il centro dell'area di rigore. Sempre Ciarniello, sempre solo Ciarniello in questa fase a pulire l'area di rigore. Tartaglia, anzi, Pellicciari prova il traversone. C'è stata deviazione. La palla va in calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina della partita per entrambi il borgo rosso qui intanto cade tutto e riusciamo a ripristinare riusciamo a ripristinare senza alcun problema si può andare alla battuta intanto del tiro dalla bandierina eccola la battuta verso il centro dell'area di rigore colpo di testa da allontanare provato dallo solito dal solito gallo, che chiaramente primeggia più di tutti in area di rigore su questi palloni alti, anche perché sfiora quasi il metro e 95 d'altezza. Intanto palla in fallo di fondo, se non ho visto male. Sì, infatti il direttore di gara indica l'estremo difensore, non estremo difensore bisci, e si sisteme il pallone e poi lo batte subito da Ciarniello. Adesso Gozer viene prontamente. Pressato da Lemmo, intanto il pallone a cercare Monir, ancora il 17. Qua si va lontano. è un'ottima idea, vediamo se ci arriva Farris. In qualche modo la copertura però difensore-portiere funziona. Adamo. Apre da Solari. È però isolato. Vuole andare addirittura con il tacco. Una finezza. Ma occhio perché adesso ci prova dalla lunghissima distanza. Un tentativo sprecato più che una conclusione diretta verso la porta. Ci ha provato Dente. il pallone messo in fallo di fondo. Dove Lovison può andare a recuperare questo pallone e posizionarlo direttamente al centro della sua area piccola. Andare. Molto probabilmente lontano il Borgo Rosso in queste ultime fasi, in questi ultimi mesi di campionato non riesce mai a costruire al basso, non ha questa come prerogativa, anche visto il pressing che riceve dai suoi avversari. Intanto credo ci sia il primo cambio della partita che è per il Borgo Rosso. Vediamo subito chi entrerà, se non ho visto male al, se non ho visto male al posto di Tartaglia. Dovrebbe aver abbandonato il campo adesso. Quindi toglie un centrale. Vediamo adesso chi entrerà. Infatti prende il suo posto direttamente. Eccolo il rinvio di Lovison. Che arriva, Sebastiani. Rinvia così e così, due volte deve allontanare il Borgo Rosso, qui intanto si avventa come un falco, praticamente Solari che arriva anche in zona tiro, non ha spazio per calciare, allora va direttamente da Dente, Adamo ritorna da, da quest'ultimo, sempre Dente in uno contro uno, pallone messo in fallo laterale dalla difesa Bianca -azzurra. già battuta subito, Adamo vuole andare via di fisico Adamo, va al cross, colpo di testa, a liberare l'area di rigore da... Petrolo, poi pallone ancora una volta in fallo laterale. Il la San Filippo Neri adesso prova a prendere le misure oltre la sua metà campo per cercare di far paura al Borgo Rosso. Qui intanto ancora Adamo può andare al traversone. Lovison chiama il pallone e lo fa suo. adesso prova a correre il 26. Monir che prende il pallone e deve ricominciare gli intimano di ricominciare da Gallo ed è così che fa il numero 17 l'egiziano Monir adesso bocci Gallo rischia qualcosa ma torna anzi non torna da Bici si va direttamente dall'altro dall lato rischiando qualcosa di complicarsi la vita Cerniello qui adesso se la complica ne come perché arriva il pressing di Lemmo poi, attenzione all'ultimo tocco del numero 27, vale a dire Petrolo, Pacifici, passa in mezzo a tre, poi va da Adamo, finta e contro finta, poi allarga tutto dove c'è il solito Bocci che deve andare via in uno contro uno. Lo fa bene, poi cerca un traversone, viene però colpito, credo fallosamente, ha detto così il direttore di gara, o forse. È lui che ha colpito falosamente un avversario. Perché c'è stato un fischio? Anzi, no, la palla semplicemente era uscita, aveva oltrepassato la linea di fondo campo. Dialogo difensivo. Petrolo viene avanti, ancora il 27. Poi vuole aprire. Un'ottima idea. Cercare Lemmo, leggermente fuori misura. Il destro di Petrolo, non ci arriva il 22. Altro pennellone, se così lo possiamo definire, mi prendo la licenza di questo termine di questa squadra. Altro pennellone in campo dopo Gallo, Gallo e Lemmo. Adesso c'è proprio il numero 6 del San Filippo Neri che alza, non è male l'idea cercare la corsa di Pacifici. Blocca senza problemi Lovison. Che esce e chiama il pallone. Lui che di esperienza davvero ne ha a non finire. E ve lo diciamo, ha giocato col birkirkara delle fasi iniziali, le prime fasi, quelle che si giocano a luglio tra squadre magari di Malta e squadre di San Marino. Risulta una birkirkara la fiorita. In cui l'estremo difensore argentino era sceso in campo prima di un gravissimo infortunio che l'ha costretto praticamente al ritiro ad andare a giocare soltanto in questi campi. Gozer dialoga con Ciarniello, è tutto dietro. Adesso il San Filippo Neri non ha sbocchi. Adamo allora deve tornare come da, bu da buon mediano a prendersi il pallone e soprattutto a scaricarlo all'indietro per cercare una sponda. Qui sbaglia a calibrare il suo destro, il numero 6 Gallo, e allora fallo laterale, già battuto, con il controllo si va dietro di Maria, rischia di perderlo clamorosamente questo pallone, infatti è così, Pacifici apre l'azione, apre, apre il compasso dalle parti di Dente, che può andare al traversone, c'è stata una deviazione, Lovison, quindi è fortunato e può bloccare. Qui di Maria si complicano la vita estremamente i ragazzi di Cesaretti. Benotti adesso. E chiaramente vuole andare a servire qualcuno in verticale. Pallone verso Bisci, e può bloccare. Torna Gozer e si fa dare il pallone. Ciarniello. Ancora lui, Gallo, anzi, Adamo che è tornato. Adesso c'è Gallo, con una doppia finta di corpo. Riesce anche ad andare via al pressing di Di Maria. Dente alza uno strano campanile. Infatti, regala il pallone praticamente ai ragazzi di Cesaretti. Adesso Di Maria appoggia, va da Venale, chiede l'arrivo di qualcuno in area di rigore. Infatti, prova un traversone che viene prontamente ribattuto. Poi c'è però un fischio del direttore di gara. Calcio di punizione per il San Filippo Neri. Un contrasto, evidentemente al metà del campo. Quando siamo giunti quasi alla metà del primo, del primo tempo, intanto è già stato battuto il, il fallo e calcio di punizione relativo. Ciarniello, siamo quasi arrivati quindi. 10 secondi alla metà del primo tempo, è ancora 0-0. Pacifici. Va bene, via, allarga benissimo dentro la Solari, un'ottima possibilità, Solari, Solari, il San Filippo è in vantaggio al minuto 20 e 1 a 0, segna Solari con una grandissima palla di Pacifici a tagliare completamente come il burro la difesa del Borgo Rosso a servire Solari che a tu per tu con l'Ovison lo buca con un tocco da biliardo con la punta 1-0 San Filippo alla prima vera azione importante della partita della squadra di Fazzi i Rosso -blu vanno in vantaggio e il Borgo Rosso è costretto ad inseguire per l'ennesima volta in questa ripresa di campionato. Proprio al minuto 20 segna il 9 della San Filippo Neri, rimaneggiato, un attacco rimaneggiatissimo. Intanto adesso Petrollo rischia di complicarsi la vita, poi si ritrova il pallone praticamente tra i piedi, vuole andare in Serpentina e da solo cerca il tocco per Marchetti. Gira dietro. Qui un stranissimo campanile. Vediamo se Gozer lo tiene in campo. No, chiaramente. Pallone messo in fallo laterale. Per il Borgo Rosso che adesso può provare quantomeno a, a creare qualcosa. Finora sterile. La... Neanche dire il possesso di palla della squadra di Cesaretti perché la tiene poco e male. Solari fa sponda Vediamo se ci arriva in qualche modo Adamo. Sì. Ma non vince il secondo contrasto, colpo di testa. Poi Ciarniello deve fare quasi la foca per palleggiare a mandare via il pallone. Dente va in pressing, ma la difesa del Borgo Rosso se la cava. In questo caso, c'è sempre Petrolo è sceso Di Maria a prendersi il pallone. Ancora Petrolo, che non è Lillo Petrolo, chiaramente non è il noto. Cabarettista, artista, tutto tondo. Colpo di testa ad allontanare, ma c'è ancora Di Maria che deve per forza rifugiarsi all'indietro. Rinvio praticamente verso nessuno, verso Gozer che può andare alla battuta del fallo laterale. C'è tanto nervosismo comunque in campo, i ragazzi di. Di Di Maria e Cesaretti, intanto tocco di Lemmo, l'ultimo è proprio quello del 22, e allora fallo laterale. Su cui può andare comodamente Monir, anzi Gozer, il tocco di nuovo di ritorno per lui, sempre il 20. Vuole andare via in velocità, poi da Monir. La posizione è irregolare, chiaramente. Infatti è calcio di punizione, quindi non si sono intesi l'egiziano e è... l'ex Immacolatine Lovison, può andare. Allora la battuta del calcio di punizione, ventitresimo, San Filippo 1, Borgo Rosso 0, decide finora Solari al minuto 20 di questo primo tempo, qui intanto pallone messo giù dal San Filippo Neri con Monir, deve puntare Lemmo che timidamente prova a pressarlo, poi decide di ritirarsi, allora Gozer, c'è cioè Di Maria che con il fisico lo va a disturbare. Poi cercato Solari, ancora per una volta Adamo primeggia e alza un ottimo pallone a cercare Pacifici, si gioca praticamente a pallavolo, questa volta però la controlla di Maria con un'ottima giocata poi Gozer in estirada, protegge in fallo laterale ancora di Maria, Campanile alzato, colpo di testa di Adamo, sempre Adamo, sempre Valerio Adamo a prendersi il pallone, vediamo se faccio l'assist, sì, faccio l'assist a Lemmo che può andare quindi alla sua battuta, anzi a Marchetti, perdon. Sembrava il 22 anche perché giocano sulla stessa, sulla stessa fascia. Ancora un pallone regalato al San Filippo. Però adesso c'è Solari che ha la possibilità di distendersi o di far distendere i suoi. Occhio a, mu, a Dente. Poi Adamo si fa vedere munire tutto solo, non viene servito, si preferisce andare all'indietro. Sebastiani chiede il pallone Gozer a gran voce. Lo ignorano, si torna invece da, da Bisci. E adesso sì che viene servito Gozer. Però arriva il pressing di Lemmo che viene a disturbarlo con un tocco, fa addirittura quasi un tunnel. Monir. Sebastiani chiama a gran voce Pacio Pacifici. E allora. Perché in qualche modo va via. Sempre lui. Ora Lemmo. Il Solari prova con il tacco, una finezza. Riesce a servire in qualche modo Pacifici che deve andare via. Ancora Pacifici, forse fallo. Non secondo l'arbitro. Non ha fischiato il direttore di gara. Non ha fischiato il direttore di gara, allora Pacifici deve andare con il tacco per fair play a mettere il pallone in fallo laterale. C'è stato forse un pestone tra lui e il 23, vale a dire Pellicciari. Si spiegano i due. L'arbitro, però, non aveva fischiato. Pacifici aveva l'opportunità o di andare avanti o anche di calciare in porta. 25esimo sul cronometro intanto ricordo sempre il parziale qui al Don Calabria, San Filippo Neri 1, Borgo Rosso 0, fino adesso è il San Filippo Neri che vola alto in classifica, volerebbe a 24 punti, a più 5 dal Borgo Rosso che potrebbe davvero salutare, non dico definitivamente ma comunque con un piede e mezzo quasi la corsa ai playoff, intanto sprecato questo lancio di Cerniello, chiaramente non era facile. Ma chiaramente il San Filippo Neri non deve adagiarsi sugli allori perché la partita è davvero molto lunga e l'avversario, comunque, è degno di nota. Di Maria apre con l'esterno praticamente a cercare l'inserimento di qualcuno. Non c'è Solari da quella parte, non c'era neanche Farris, ma neanche Lemmo ad arrivare sul pallone. Allora Bisci blocca, e però vuole andare a rinvio lontano. È così, infatti, Sebastiani riceve l'assist, praticamente di Di Maria. Poi pallone. Messo in avanti, controllo di Venale e con una finta manda al Bardente. Poi va da Benotti, non ha idee, non ha soluzioni per adesso, potrebbe soltanto andare all'indietro. Invece riesce in qualche modo a servire un compagno che si era abbassato. Petrolo, salgono gli esterni, sale soprattutto Marchetti per lui in questo campionato. Un autogol quello contro l'Alba Roma. Due settimane fa Petrolo intanto il pallone aveva varcato la linea di fondo campo ma forse l'arbitro infatti se ne accorge. E allora Gozer può andare alla battuta. Provo davanti alle nostre telecamere in alta definizione il nostro Gianluca Gozer poi pacifici in mezzo al traffico va via bene. Monir è in posizione regolare, chiaramente. Ancora Monir, va, riesce in un qualche modo a prendere il pallone. Dorme però la difesa del Borgoros in questo frangente. Venale, eh, pardon, Petrolo, adesso deve andare via in qualche modo il 26. Intanto si va subito dall'altra parte. Fallo fischiato dal direttore di gara per il Borgo Rosso qui intanto Lovison è una furia Lovison è una furia fa l'allenatore in seconda forse lui davvero se lo può permettere rinvio alla bella e meglio di Gallo palla in fallo laterale Quando siamo in corso al ventottesimo mancano 12 minuti più eventuale recupero alla fine del primo tempo dove il San Filippo Neri comanda 1-0 altro fallo laterale adesso Si va dal 26, tocco dietro, ancora di ritorno. Proprio per lui, vediamo se può andare al traversone. Lo fa partire. È una buona idea perché c'era Di Maria lì ad aspettare questo pallone. Ed è una deviazione, però favorisce l'intervento difensivo della San, del San Filippo Neri. Ancora, però, Venali che prova a entrare in area di rigore. C'è in area di rigore, poi va al traversone. Colpo dentro, poi salvataggio sulla linea. Praticamente, salvataggio sulla linea. Praticamente, qui chiedono un intervento con il braccio. Vi chiedono un intervento con il braccio, probabilmente dopo chiameranno il VAR e dovremo revisionarlo. Gozzere intanto va via Mel Marchetti, Monir lo pressa. Poi sbaglia il tocco. Il pallone in fallo laterale. Credo allora non si vada più al VAR, forse sono resi conto che forse non era il caso. Solari va in pressing su Petrolo, poi ancora pallone da Benotti sulla fascia sinistra del campo. C'è sempre però il pressing di Dente qui chiede il fallo. Addirittura l'attaccante della San Filippo Neri, però adesso è in uh, trazione anteriore il Borgo Rosso. Occhio al traversone che scavalca. Che scavalca Bisci il pallone che termina fuori, sembrava quasi una sorta di tiro in porta. Qui bisci aveva letto male chiaramente. La traiettoria del pallone può andare alla battuta adesso l'estremo difensore in maglia arancio della San Filippo Neri, trentesimo che arriva in questo momento, ed è ancora 1-0 Il parziale al Don Calabria Gallo con calma, chiaramente. Il numero 6 poi va a lungo a cercare Solari, forse una deviazione con il braccio, non ravvisata dal direttore di gara, colpo di testa, poi si allontana, un'ottima idea, buona per la corsa provata da Dente, poi Pacifici, non si intende con l'11 ma comunque è ancora fallo laterale per il San Filippo Neri, sempre Lovison però a, a, tenere, a tenere duro, a tenere concentrati i suoi... Soprattutto a livello difensivo, dove ballano parecchio e hanno ballato in occasione, soprattutto del gol dell'1-0, del gol di Solari che finora decide la partita. Intanto Guardaline segnala che ci deve essere un cambio. Segnala che ci deve essere un cambio, vediamo chi sarà ad abbandonare il campo. È pronto a entrare il 18. Al minuto 31, è uscito Adamo. E allora un cambio, evidentemente lo hanno avuto, lo hanno trovato. Un uomo in più, forse all'ultimo. Come il decimo a calcetto. Questa volta è stato il dodicesimo uomo per il San Filippo Neri, che è il numero 18. E più tardi andremo anche a controllare chi è. Intanto ci potrebbe essere una soluzione interessante perché si preparano alla battuta di un calcio di punizione per andare al centro dell'area di rigore. Eccola la battuta verso il primo palo, colpi di destra allontanare, poi Sebastiani ci prova e non va tanto lontano dal bersaglio. Il numero 13, Sebastiani vicinissimo al gol del 2-0, una battuta particolarmente potente, non troppo precisa. Che però non va lontanissimo dalla porta. L'Ovison era rimasto immobile. Può andare alla battuta adesso l'estremo difensore argentino. Eccola la battuta. Colpo di testa di Sebastiani. Altra capocciata. Questa volta però di un uh, uomo in uh, biancazzurro qui non riesce ad arrivare viene preso in controtempo Gallo allora fallo laterale quasi in zona d'attacco per il Borgo Rosso che vuole arrivare al gol del pari anche se adesso non ha praticamente quasi mai tirato in porta qui intanto pallone messo al centro allontanato in qualche modo no perché c'è la conclusione completamente sballata e fuori misura provata dal numero 23 eh, Pellicciari Ed addirittura fallo laterale è stata messa in fallo laterale questa soluzione Volante, Gozer rinvia. Lo fa male però perché non c'è nessuno. Ma riesce a trovare addirittura Solari con un colpo molto fortunato. Sebastiani vuole, deve andare via anche al difensore centrale che era avanzato in uh, aiuto. Qui intanto si cambia gioco. Si va sulla fascia sinistra. Il controllo non è perfetto. Occhio perché si va a vedere dentro. Marchetti qui cade per terra, Bianca Azzurro. E allora calcio di punizione. La posizione interessante per. Uh, la squadra di Cesaretti. E punizione sì che è interessante. Perché si può andare chiaramente a una soluzione forse in porta. Visto che possono approfittare del fatto che non ci sia un vero portiere. Non c'è il vero Sebastiani. C'è Bisci in porta. Che però sta sistemando tre uomini in barriera. Vediamo se... Effettivamente vorranno andare alla conclusione dentro l'area di rigore. Probabilmente alla battuta, credo stia andando. Se non ho visto male, Venale che va col mancino. Venale o Benotti? Credo sia Benotti che va al traversone. C'è una deviazione. Pallone messo in calcio d'angolo. questo, la Altre urla di Ezequiel Lovison. Che davvero. Sembra un tecnico in campo. Calcio d'angolo adesso per il Borgo Rosso, da posizione chiaramente molto interessante. E dentro arrivano tutte le torri. Pallone basso allontana. Il San Filippo Neri, poi attenzione adesso al liscio clamoroso di Di Maria. C'era stato però un contatto falloso precedentemente, fallo in attacco e calcio di punizione quindi per i padroni di casa. Quando siamo giunti al minuto 35, 5 alla fine, più eventuale recupero. È sempre 1 a zero il parziale al Don Calabria. Decide Solari al ventesimo. Chiede ai suoi di salire bisci. Eccolo il rinvio. Colpo di testa, vediamo se riesce a servire in qualche modo Dente. C'è però la copertura della difesa bianca azzurra. Marchetti, ancora il 92, rischia il tocco. Poi in uno va con l'1-2. Si va direttamente nell'altra metà del campo occhio al 26 che non riesce a controllare perfettamente Pacifici, Solari deve solo girarsi, cambiare scena ora il 18 prova ad andare al cross verso il taglio probabilmente di Dente che però non si aspettava questa soluzione filtrante e soprattutto semi alta, pallone quindi tra le braccia di Lovison tra le braccia invece di Bisci, un'altra soluzione provata da di Maria, se non l'ho visto male, un tentativo di andare in verticale, un tentativo di verticalizzazione. Qui rischia di saltare male in controtempo. Qui, tanta attenzione a Solari, quasi zona tiro. Solari potrebbe anche calciare. Va col sinistro. Se la stoppa col destro. Poi conclude col sinistro. È un passaggio all'Ovison che ringrazia. Ed era una bella opportunità questa per la doppietta del numero 9 della San Filippo Neri. 36esimo in corso adesso, 36 e 36 sul cronometro. Ancora 1-0 per la squadra di Fazzi. Ciarniello. Si allarga Gozer. Ma la palla è dall'altra parte. Ciarniello. Arriva il pressing adesso di Botev. Sbaglia il pallone Pacifici, poi pallone scodellato alzato. venale, forse c'è un tocco con il braccio. L'arbitro dice di no, lo avvisa, Qui si complicano la vita. Bisce aveva chiamato il pallone, poi una doppia deviazione favorisce la comoda presa dell'estremo difensore della San Filippo Neri. Ci avviciniamo sempre di più alla conclusione di questa prima frazione di gioco, dove i padroni di casa comandano sul Borgo Rosso nella. Scontro diretto per l'ultimo posto ai playoff. Controllo. Poi cercano di andare da Lemmo. Gozer legge bene. E va in avanti. Non è male l'idea? Buona, perdente. La presa di Lovison. Adesso rischia Tartaglia qui. E poi si va da Pellicciari. Venale. Lascia lì il pallone. E infatti Fischia il direttore di gara perché ha ricevuto un colpo in volto, praticamente franava su di lui il 18 della San Filippo Neri. Punizione per il borgo rosso, la battuta chiaramente va a Benotti. Vediamo se va corto o se va lungo. Probabilmente andrà a lungo perché il tempo davvero stringe per la squadra di Cesaretti e di Maria. Traversone profondo, molto più profondo di quanto ci si potesse aspettare dall'iniziale traiettoria del pallone. Pallone messo in fallo laterale adesso. Per il, Sal, per il San Filippo Neri, l'ultimo tocco, anzi, l'ultimo tocco chiaramente, vediamo di chi è. È di un attaccante bianco-azzurro. rimessa battuta. Rischia qualcosa qui Sebastiani con il poggio con il petto, non c'è nessuno ad arrivare sul pallone. Monir prova a crederci. Lemo la controlla, vuole anche andare via. Poi tocco all'indietro. Dove sta arrivando Marchetti di Maria? Deve liberarsi dalla pressione di Sebastiani. Grozer fa la cosa più sporca, ma più giusta. Mette in fallo laterale. Marchetti rinvia lungo. Lemo può controllare. Gozer arriva prima di lui, però. Ancora Marchetti, sono in due sulla stessa fascia, Gozer e Monire si sì, accorciano tantissimo, sono vicinissimi praticamente, sono addirittura in due sullo stesso uomo, Gozer vediamo se la protegge con il fisico, addirittura su Lemmo è bravissimo e si prende anche un calcio di punizione preziosissimo, Gianluca Gozer fallo di Lemmo che ha usato troppo il fisico secondo il direttore di gara, 20 secondi alla fine del primo tempo, 1-0 San Filippo, gol di Solari al ventesimo. Può andare Bisci al rinvio, lo fa partire adesso con il mancino, colpo di testa del 23 di Pellicciari. Poi occhio qui allo strano rimbalzo il controllo ma c'era posizione di fuorigioco dell'attaccante Botte, eh, dell'attaccante credo... Botev, poi Monire deve andare a prendere il pallone, ma non c'è più tempo. Fischia due volte il direttore di gara col pallone che esce fuori dallo stadio. Finisce quindi 1-0 il primo tempo per il San Filippo Neri, decisivo fino adesso. Il gol eh, di Solari arrivato al minuto 20 che porterebbe in questo momento. Eh, la squadra di casa quota 24 punti in classifica. Scavalcherebbe l'unione ferroviaria a 22, andando a più 2 su di loro, e quindi sesto, e quindi quinto in classifica. Nell'ultimo posto valevole per il playoff con il Borgo Rosso, che invece verrebbe lasciato, settimo a quota 20 punti a meno 5. Quindi, dalla... Anzi, a meno 4 pardon, dalla squadra. Di Fazzi, noi ci prendiamo intanto una piccola pausa come entrambe le squadre e torniamo tra pochissimo per il secondo tempo di San Filippo Neri-Borgo Rosso. A tra poco. Ci siamo, torniamo in diretta dal Don Calabria per il secondo tempo di San Filippo Neri contro Borgo Rosso, 1-0 per la squadra di casa. Il gol decisivo è quello di Solari, fino adesso è arrivato proprio alla metà della prima frazione, è arrivato al ventesimo minuto, una splendida azione in verticale con la difesa del Borgo Rosso presa in controtempo, in contropiede praticamente, con il tocco morbidissimo con il destro con la punta quasi un gol da calcetto del numero 9 del San Filippo Neri che fino adesso si sta comportando benissimo in questo scontro diretto per il quinto posto per la corsa ai playoff adesso il secondo giro al pallone lo daranno proprio i ragazzi di Cesaretti intanto si sta per Procedere con uh, l'inizio del secondo tempo. Chiede chiaramente check da portiere a portiere e poi si può anche partire. Adesso sì che si parte con il secondo tempo di San Filippo Neri contro Borgo Rosso. Sempre con il pallone subito gestito dai padroni di casa. C'è Gozzer che questa volta non è sulla nostra fascia, è su quella opposta. Rimane sempre lì, terzino sinistro. Poi rischia di perdere il pallone qui con il pressing di Dente. E poi pallone in fallo laterale. Fallo laterale per gli ospiti, per il Borgo Rosso. Canticchia qui il guardaline. In una serata fino adesso dove non ha dovuto pensare a particolari. Situazioni a risolvere particolari situazioni, qui intanto occhio a questo pallone in verticale a cercare la corsa di Dente, arriva però prima l'Ovison, adesso Petrolo, Tartaglia, Petrolo, poi messo per terra uno del Borgo Rosso. Di Maria voleva continuare a giocare. Era comunque tornato all'indietro. Ma si deve arrestare un attimo il gioco al minuto e 22, dove il San Filippo Neri è sempre in vantaggio 1-0. Tanto è tutto settato, è tutto a posto a livello grafico, si deve soltanto aspettare la ripresa del gioco. La ripresa delle ostilità, calcio di punizione che arriva in questo momento Battuta verso addirittura il centro dell'area di rigore, colpo di testa di Gallo che allontana Poi attenzione al pallone per Solari che è per in posizione irregolare Solari è in posizione irregolare, fermato proprio sul più bello Dal guardaline che ha, non ha esitato ad alzare la bandierina Si vedeva comunque fosse partito leggermente al di là l'attaccante autore del gol dell'1-0 si può andare quindi alla battuta. Gasbarrini può andare. Qui intanto c'è Benotti proprio davanti a noi. Gasbarrini può andare alla battuta. Eccola che arriva verso le zone profonde del campo. Poi cade per terra Di Maria. Non c'è fallo chiaramente. Allora Pacifici può allora aprire. A cercare un compagno. Poi buona questa apertura. Colpo di testa prolungato. E Benotti adesso può andare alla battuta del fallo laterale, corto rischiando qualcosa. Poi il San Filippo Neri adesso che recupera il pallone può anche addirittura provare il contropiede, due volte ha la chance di andare in avanti, sprecato però in questo caso Romano non ci può arrivare. Fallo laterale allora per Gasbarrini, anzi Benotti può apprestarsi alla battuta quando siamo arrivati al minuto 3. Di questo secondo tempo tocco con l'esterno di Di Maria che prova a lanciare in un qualche modo venale impressing in su gallo alla meglio, però il numero 6 del San Filippo Neri che protegge l'uscita di questo pallone. E Bisci. Allora, può andare alla battuta, si parla tanto in campo, soprattutto tra i ragazzi del, del Borgo Rosso qui c'è Farris in pressione va a fare quasi la seconda punta qui allontana Gallo viene frenato attenzione però adesso la possibilità per eh, Solari che ne era di rigore Solari, Solari, Solari la doppietta di Solari e il San Filippo Neri trova il raddoppio sempre e solo con Solari battuto ancora una volta Lovison in contropiede il Borgo Rosso non regge e allora il San Filippo Neri raddoppia al minuto 4 di questo secondo tempo la doppietta di Solari al suo credo terzo centro in campionato. Anzi no, è il secondo doppietta oggi, i primi due gol in questo campionato per lui. E il Borgo Rosso quindi preso in infilata, in contropiede subisce il gol del 2-0. Perché adesso la possibilità ci deve arrivare Gozer, che deve proteggere in qualche modo. Lo fa egregiamente Gianluca Gozer. La prima partita da titolare, fino adesso è quasi perfetta. Del terzino sinistro, in realtà lui è un attaccante, nasce come esterno. Ha fatto anche la prima punta. Oggi per necessità, ma ne facendo nece necessità farà anche virtù. Si prende la corsia di sinistra Solari stoppa con il petto ma commettendo forse fallo forse un tocco addirittura con il braccio non mi sembrava si fosse appoggiato né a Pellicciari né a nessun altro calcio di punizione quindi per il Borgo Rosso lo vuole andare addirittura a battere Ezequiel Lovison dubbi sul punto di battuta Lovison chissà se calcerà in porta può essere un'idea Anzi, no, si allontana. Comunque vuole, vuole caricare i suoi al massimo. Può andare alla battuta. Intanto adesso Pellicciari che va a profondo, deviazione e pallone alto sopra la traversa. L'occasione questa per il Borgo Rosso. Con il pallone alto, l'ultimo tocco credo sia stato di Venale. Se non ho visto male. Colpo di testa qui, intanto la tiene giù Pacifici. Sempre il 7, Pacifici va via con un gioco di prestigio. Non riesce a prendere il pallone. Poi con un rimpallo favorisce Solari. Vediamo se tiene il pallone. No, non riesce. Il numero 9, autore della doppietta, a portarlo avanti e a servire i compagni. E attenzione adesso al, um, a Botev. Ancora lui. Tocco. Senza fare fallo però, adesso Romano può andare via, vince il rimpallo Romano, riesce anche a servire Monir che va via, anzi Dente, Dente va dentro, Romano, il pallone per lui, Romano! Ci arriva però Lovison che con un dribbling fa su il pallone, forse un po' troppo lungo il pallone di Dente, poteva essere davvero il colpo del game set match per il Borgo Rosso, Benotti va dietro dove c'è Pellicciari. E poi scarica dalle parti di Petrolo, Lemmo, con il tacco addirittura a servire un compagno. Il pallone di ritorno è buono per... per Petrolo. È stato però fermato il gioco in precedenza per un calcio di punizione per il Borgo Rosso da posizione interessante per un traversone. Il fallo era su Marchetti. Ed è una possibilità per il Borgo Rosso, quantomeno di riversarsi in area di rigore, quantomeno per mettere il muso fuori dal finestrino. L'ha fatto davvero pochissime volte la squadra di Cesaretti in questa, in questa partita e si vede anche dal punteggio. San Filippo 2-2, Borgo Rosso 0. Al minuto 4 ha raddoppiato un'altra volta Solari. Traversone verso il centro dell'area di rigore. Colpo di testa. Poi attenzione! C'è un contatto, doppio in area di rigore, sandwich è quasi, ma il fallo, però, è di Benotti e quindi è calcio di punizione per il San Filippo Neri che si salva da una situazione particolarmente scomoda all'interno dell'area di rigore. E adesso può andare a prendere il pallone Bisci, addirittura era uscito dal campo. il Lovisone che voleva il calcio di rigore intanto c'è un cambio perché esce Farris per il Borgo Rosso vediamo chi sarà ad entrare Delzio diceva anche a fine primo tempo di non riuscire neanche a fare un minuto probabilmente entra Spinetoli perché serve un attaccante serve una forza fresca lì davanti per una squadra che davvero in attacco sembra quasi sterile colpo di testa di Solari che prolunga a cercare Dente Rinviene su di lui Pellicciari. Poi si cambia gioco, si cambia fascia di Venale. Sbaglia il controllo. Vuole rinvenire un'altra volta il 76. Ancora Venale. Questa volta però riesce ad andare. Poi sbatte addosso al 23. Sbatte addosso a, sbatte addosso a Tartaglia. Pallone messo dietro. Benotti. Il pallone che tanto chiedeva alla fine lo ha ricevuto. Venale. Aspetta e poi alza con l'esterno. Buono il pallone per Di Maria, deve girare ancora. Venale alza uno stranissimo campanile. La palla, vediamo se arriva a un suo compagno. In questo caso, sì, ma. C'è un. Uh... calcio di punizione per il San Filippo Neri. Minuto 9:36 di questo secondo tempo dove il San Filippo Neri conduce le operazioni sul 2-0. Colpo di tacco a cercare un compagno. poi di Maria, vediamo se il pallone è buono per lui. Di Maria va larga da Venale col sinistro, ribattuto, poi allontana in qualche modo il San Filippo Neri, non è finita. Benotti può anche calciare, non lo fa, viene allora ribattuto. Adesso può distendersi il San Filippo Neri, può trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Il pallone è buono per Dente, ancora Dente, stavolta isolato e nel traffico deve per forza girare da qualcuno. C'è il tocco di Benotti sulla sua gamba, calcio di punizione quindi infatti. Per il San Filippo Neri fallo su Dente che fino ad adesso sta correndo tanto in questo secondo tempo. Ha sbagliato un assist per chiudere la partita, ma comunque riesce sempre a... Sacrificarsi tanto, questo ragazzo. Sebastiani, intanto, può andare al può andare anche alla battuta. Chiedono a monire di andare lontani. Vediamo il pallone. Questo è interessante. Dentro per Solari, ma arriva, però. Prima di tutti, l'Ovison che, che blocca il pallone. Colpo di testa. Ma attenzione adesso, a... a Botev che non riesce a trovare l'inserimento perfetto. Di un compagno lì davanti, si dispera il bulgaro. Lemmo in mezzo al traffico, gli tolgono il pallone, ma il Borgo Rosso lo riconquista. Colpo di tacco, fine addirittura di Spinetoli che adesso riceve il pallone, poi va a sbattere contro un muro rosso, poi fuori gioco di Dente che aveva comunque controllato il pallone e stava andando verso la porta. Gasbarini l'aveva chiamato a gran voce ed è stato ascoltato dal direttore di gara occhio al pallone per Benotti che può scappare sulla fascia, ancora Benotti, viene uno contro uno, poi va al traversone interessante e c'è un intervento miracoloso in controtempo dell'estremo difensore Bisci, una deviazione fortuita quasi nella sua porta di, di Gallo che stava per rovinare, una sua partita praticamente perfetta a livello difensivo. Pallone messo al centro dell'area di rigore, colpo di testa. Allontanato Poi al volo Ha provato a calciare Credo sia stato Spinetoli E pallone messo Direttamente fuori Ha ciccato completamente il pallone Ha calciato l'aria Il 9 appena entrato Vicino l'1 a 2 Il Borgo Rosso Nella situazione però precedente Con la soluzione In autogol di, di Gallo Che stava per beffare Il suo estremo difensore E rimandare in partita Il Borgo Rosso All'improvviso praticamente 12-25 sul cronometro, il punteggio lo leggete voi, 2-0 per il San Filippo. Colpi di testa all'indietro, provato da Sebastiani a cercare di servire la corsa di dente. È stato fischiato però calcio di punizione, pare si sia appoggiato troppo all'avversario, vale a dire un dolorante, un dolorante pellicciari. Si può andare alla battuta, va Di Maria, chiaramente. Lui lo specialista di questi calci piazzati, va attraversone verso l'area di rigore. Il controllo di Romano che avanza ancora. Poi addirittura un tunnel mette, però in controtempo Venale. Attenzione, però adesso alla corsa di Dente che può andare. Dente accelera ancora l'11. Dente può andare al traversione dentro. C'è Sebastiani, il pallone è proprio per lui. Colpo quasi di Reni ad allontanare. Del difensore centrale poi Gasbarrini può aprire e mandare verso la porta Venale, è un'ottima idea per lui, Gallo prolunga e la manda via, colpo di tacco di Spinetoli da Venale che però è chiaramente in posizione irregolare e infatti è calcio di punizione per il San Filippo Neri, si arrabbiano, Spineto, si arrabbiano sia con Spinetoli sia con Venale, l'idea però non era male. Questa del Borgo Rosso di sviluppare un'azione in verticale per tentare di riaprire la partita. Può andare a rinvio quindi Bisci, Eccolo che arriva. Si va lontano, una buona idea. Vediamo se ci arriva eh, Solari che vince il rimpallo. È in area di rigore, Solari può mettere al centro. Solari invece fa una finta, poi va sul sinistro! E si mangia il gol del 3-0. Solari e si mangia anche la tripletta, ha fatto tutto benissimo. Ha calciato però male, ha calciato quasi in fallo laterale. La palla infatti non è neanche uscita. E allora il Borgo Rosso può andare in uh, contropiede con Spinetoli che però sbaglia il tocco. E allora ancora San Filippo neri in possesso. Pacifici rischia di perdere il pallone, deve prolungarlo in qualche modo. Venale lo trova. Di Maria, smista male però Pacifici manda in porta in due, praticamente Romano in posizione regolare. Romano in posizione. Normano sembrava in posizione regolare perché partiva da dietro, è stato fischiato calcio di punizione per Gasbarrini e Pallone per Benotti. Ora Benotti, col sinistro. Va dentro! Rischia di perdere il pallone Bisci, non è finita. C'è ancora il eh, Borgo Rosso in area di rigore. Pallone messo dentro! Arriva la conclusione! Che termina fuori. Ma qui. Ma qui chiedono un calcio di rigore. Qui chiedono un calcio di rigore. E chissà se verrà segnato. Vediamo. Arriva dal direttore di gara che va a sincerarsi chiaramente delle condizioni. Credo, credo di Spinetoli. Credo sia stato lui l'ultimo a toccare, a mandare il pallone alto. Forse disturbato. Forse disturbato anche fallosamente. Forse si può andare al VAR. E chi lo sa. Può essere che lo spendano questo questa revisione, può essere che la spendano questa revisione per a rivedere il tutto che vogliono un contatto in area di rigore speriamo si sia ripreso al meglio speriamo si sia ripreso al meglio ce lo auguriamo tutti e adesso vanno al VAR chiaramente quindi noi vi lasciamo comunque l'audio ragazzi vi lasciamo l'audio perché è sempre bello poter ascoltare una revisione, poter ascoltare le voci dei protagonisti. In questo caso del direttore di gara che arriva in questo momento speriamo si sia ripreso tutto e al meglio, ce l'auguriamo perché io ci tengo particolarmente. L'azione parte da qui, credo. E... Ingrandisce. È ingrandire diventa, diventa difficile perché eh, effetto, queste... no, qui non c'è lo zoom, ci sono andato un po' troppo indietro. Vediamo una volta. Cioè... Sì, sì, ci eh, provo a fare un fermo immagine. No, no fermo l'immagine non serve perché siamo troppo lontani okay. un mezzo contatto ci sta però sì però Vai, ok 1.33 ok qua, Ma lascio qua sì, la... La, tuta, eh. la relazione qui c'era il calcio di punizione però lì mm. si vede qui perde il pallone il sì. portiere quindi qui va al traversone dentro ci sta? Ci sta, eh. eh, per perché la prende, sì, perché sì, sì. prende la gamba. E allora vediamo cosa decide l'arbitro. È calcio di rigore per il Borgo Rosso che può riaprire la partita adesso. Calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per il fallo di Bisci. A questo punto su Spinetoli. E adesso vediamo chi va a prendersi la responsabilità di calciare. Vediamo chi se la va a prendere. Credo Benotti vada sul pallone, infatti è lui, è il set che si è preso la responsabilità di voler calciare, di voler riaprire la partita. Benotti contro Bisci sarà il duello al minuto 18. San Filippo Neri 2, Borgo Rosso 0, ma adesso c'è la possibilità di cambiare tutto, di cambiare le sorti di questo match, di rimettersi in partita. Qui intanto battibecco tra guardaline e panchina, ma qui si deve andare al campo, si deve andare alla trasformazione di Benotti. Tanti dibattiti si apriranno al termine probabilmente della partita, già gli animi sono accesi in questo momento per un calcio di rigore affidato e assegnato affidato a Benotti, assegnato dal direttore di gara e dagli assistenti, con l'aiuto del VAR, il fallo di Bisci a quanto pare sembrava esserci e allora Benotti prende la sua rincorsa e va contro Bisci. Parte Benotti, rincorsa breve, finta, destro! Che spiazza Bisci il Borgo Rosso segna il gol del 2-1 che riapre la partita, il gol di Benotti, il suo primo in questo campionato. È 2-1 il Borgo Rosso di mezza lo svantaggio al minuto 19, trasformazione perfetta di Benotti, una rincorsa breve, un piccolo passettino, una finta di corpo e palla all'angolino spiazzato, l'estremo difensore Bisci è 2-1, partita riaperta, il Borgo Rosso si rimette in carreggiata e adesso siamo arrivati alla metà del secondo tempo, saranno 20 minuti di fuoco assoluto. Qui adesso Di Maria va al tocco, buono per Botev che prova ad andare via in mezzo a due. Adesso per il San Filippo Neri vuole distendersi in contropiede, sempre con, con Pacifici che sbaglia per il tocco. E adesso il Borgo Rosso può rientrare davvero in tutto e per tutto, andare in transagonistica dopo un calcio di rigore che riapre le sorti di questo match, che riapre le sorti di questo scontro diretto per i playoff. Il marcatore ce l'avete qua davanti, è Benotti. Sebastiani scippa il pallone, lo tocca, va da Solari che si era mangiato poco fa. Il gol del 3-0. Lemmo sbaglia, va troppo di fretta. Gozzar allora non uh, fa troppi complimenti e spazza. Calcio di punizione però per il San Filippo Neri in questo momento. Fischio del direttore di gara, contestato in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore. Dopo la revisione del VAR. 2-1 per il San Filippo Neri, che comunque comanda le operazioni fino adesso. E al minuto 20 però c'è ancora partita al Don Calabria, Gallo batte, va lontano colpo di testa ad allontanare, Sebastiani prova a rimettere in mezzo, a rigiocarla, vediamo se ha una seconda chance, no, perché Di Maria va via, Di Maria poi viene messo per terra, fallosamente, calcio di punizione, già battuto subito Botev, ma si deve ribattere, si deve ribattere. che cazzo di questo, vabbè stavo in Hai ragione, eh. ma l'ha battuto da là, fa ribattere e e non ha tutti i torti Benotti chiaramente, non serve, tro non serve la fretta adesso per il Borgo Rosso, dopo che ha trovato il gol del 2-1, mancano 20 minuti. Alla fine, quanto pallone messo in verticale, colpo di testa, cercare l'inserimento di qualcuno che non arriva, non c'è arrivato Spinetoli, se la prendono un po'. Colpo di testa di Dente, Gasbarrini, poi apertura con il destro, troppo frettolosa di Benotti, Solari non ci può arrivare, allora ancora... Ciarniello che però questa volta fa da buona guardia e riceve un pallone completamente sballato dal centrocampo biancazzurro. Qui intanto finisce per terra Solari che subisce il fallo dopo la caduta precedente di Gasbarrini, calcio di punizione per il San Filippo Neri che può respirare in questo momento. E adesso sì che deve respirare la squadra di Fazzi perché al minuto 20 si è vista segnare il gol del 2-1 di Benotti su calcio di rigore. Alla battuta chiaramente va Gallo. È sempre lui a battere da centro. Colpo di testa a cercare l'inserimento di Romano che però non arriva. Lovison si, sì però e blocca. Eccolo il rinvio. Pallone lontano. Colpo di testa di Gallo che primeggia davanti a tutti. E allora Di Maria. Sbaglia il tocco. Non è finita, però Pellicciari di Maria, ancora lui. Petrolo, sulla stessa direttrice da Lemmo, chiede l'1-2, il pallone è buono, Petrolo ma il pallone è us già uscito, ha già varcato la linea di fine campo e allora fallo laterale per il San Filippo Neri, il Borgo Rosso adesso ci crede, aumenta i giri del motore e lamentiamo anche noi i giri del motore perché sembrava un secondo tempo dopo il gol del 2-0, sembrava essersi quasi spento, ma con questo calcio di rigore qui intanto fallo di Solari, netto e calcio di punizione fallo su credo il 23 alla battuta può andare di Maria 23 in corso 2-1 il parziale per il San Filippo Neri doppietta di Solari gol di Benotti sul rigore l'area affollata battuta verso il centro bucano tutti e allora una seconda chance il borgo rosso qui c'è un fallo di Romano. Dopo una sorta di finta, sia di corpo che di gamba del biancazzurro in questione. Calcio di punizione, non c'è stato alcun provvedimento disciplinare fino adesso da parte di entrambe le squadre, né da una parte né dall'altra. C'è stato un provvedimento disciplinare. Può andare alla battuta Obotev che sembra aver preso il pallone, ma credo si possa anche allontanare, forse si può andare alla battuta con il destro. Sono entrambi destrezzi perché c'è Benotti da una parte che ha calciato il rigore con il destro. Ma anche Botev conta i passi addirittura. Il 26 con l'area di rigore che si va affollando sempre di più. Che partita si allontana. Benotti. Botev va verso la porta. E pallone messo fuori. E deve uscire addirittura Bisci a prendere il pallone c'è sempre quella porta è la porta che conduce agli spogliatoi del tunnel ma c'è un cambio segnala il guardaline è sempre una fortuna avere un guardaline vicino perché i cambi li vedi immediatamente applausi addirittura ci sono degli applausi vediamo chi è uscire in campo è Cristian Lemmo è Cristian Lemmo ad abbandonare il campo e vediamo anche chi sarà ad entrare chi è stato ad entrare a barcare il campo lo diremo immediatamente, non appena vedremo probabilmente di Carlo. Dente. Dialoga con Solari. Solari voleva andare in porta. Ma è un gol incredibile. Solari fa tripletta nel modo più pazzo possibile. Fa tripletta nel modo più pazzo possibile, Solari. È un gol incredibile. Incredibile del 3 1. Vede fuori dai pali Lovison e lo scavalca col pallonetto. 3 1 per il San Filippo Neri al venticinquesimo minuto. Forse questo è il vero game set match. Forse questo è l'attaccante che questa squadra doveva trovare. L'ha trovato in casa, l'ha trovato nel vivaio. 3 1. Qui Benotti addirittura vuole calciare verso la porta. Pallone alto, pallone alto. Ha voluto replicare a distanza di 30 secondi il suo collega Solari senza avere la stessa fortuna. Forse adesso è davvero arrivato il game set match. Forse adesso è davvero arrivata la fine della partita con il gol mastodontico, fantascientifico di Solari. E li commento tutti io. Prima 20 contro la locomotive. Adesso Solari con un gol pazzesco. Pazzesco, amici da casa. Qui può arrivarci forse il numero 17, può arrivarci il 17, Monir, pallone però fatto uscire in fallo laterale, Di Maria, forse contatto falloso con Solari che oggi davvero sembra essere in palla e speriamo di riuscirlo a sentire alla fine della partita perché oggi davvero se non è lui il migliore in campo fatico anche a trovarne un altro. Colpo di testa da allontanare di Bocci, pallone messo in fallo laterale. Botev con velocità. Spinetoli contratto, poi ancora Botev, doppio rimpallo. Altro fallo laterale al 27 a 13 più recupero dalla fine. È 3 1 per il San Filippo Neri che ritorna avanti di due in questo scontro diretto per i playoff. Buono il controllo in corsa di Benotti. Gasbarrini c'è il pressing di Dente, ma riesce comunque ad attrovare dall'altra parte la corsa di Marchetti, poi di prima Di Maria, sbaglia il tocco e allora. Pallone allontanato il più possibile, questo è quello che deve fare il San Filippo Neri in questi frangenti, in queste occasioni, mandare il più lontano possibile il pallone perché il Borgo Rosso adesso ha messo tanti attaccanti e gli attaccanti vogliono riaprirla ancora questa partita, vogliono avere ancora la possibilità di far male al San Filippo Neri, ma non lo fanno in questo caso perché c'è stato un traversone completamente sballato e fuori misura, direttamente tra le braccia del portiere Bisci. Poi adesso c'è Venale. Doppia finta su Sebastiani che però gli toglie il pallone, non c'è nessuno però al rimorchio. E allora Petrolo, ancora lui. Petrolo tocca Gasbarrini, Venale che si è abbassato. Ancora lui, corto da Di Maria che può anche andare in zona tiro, invece preferisce allargare tutto dall'altra parte. È una buona idea comunque. Rientrano poi il pallone, è buono di nuovo per Di Maria, la posizione chiaramente è regolare. Pallone però che termina direttamente fuori. No, Ciarniello non riesce a evitare che ci sia. Fallo a terra invece no, perché sembrava aver sbandierato l'assistente. Invece no, la palla è rimasta in campo. E adesso occhio alla possibilità di contropiede del San Filippo Neri. Romano, prova a portare avanti il pallone, vuole andare a sfidare in velocità Benotti. Ne ha di più il 7, ma la riprende dente. Va dentro da Romano, la possibilità per lui. Romano rimontato. Da un intervento miracoloso di Petrolo che adesso zoppica anche, forse si è anche fatto male, è rimasto per terra intanto Romano e adesso il gioco si deve chiaramente fermare un attimo per la fortuna anche di me perché davvero cioè, i ritmi si sono alzati in maniera esponenziale in uh, questa mezz'ora di gara dove il San Filippo Neri è avanti 3 a 1 sul Borgo Rosso, Romano intanto si alza, Petrolo no, si butta per terra, ha fatto un intervento comunque davvero Miracoloso, mi ricordava un altro intervento molto simile, avvenuto qualche mese fa, anzi un mese fa, nella partita sempre di EFA Superliga tra DLF, Ciampino e Janus. L'intervento di Mocciola, attenzione adesso però, adesso si può andare a battere col calcio d'angolo. La prendiamo, l'abbiamo ripresa in questo momento. Sì, c'è Pacifici in uno contro uno, ancora Pacifici, non molle, si porta a casa anche un fallo laterale in zona d'attacco. Forse per mettere la pietra tombale definitiva su questa partita, su questo scontro per i playoff. Palla dentro, Solari la lascia sfilare, Solari può anche calciare, se la sposta sul destro, non riesce a calciare Solari. E allora Lovison. Ancora Lovison, lo porta avanti questo pallone, si prende la responsabilità, però non vuole servire nessuno, non vede nessuno più che altro, si era infuriato in una maniera incredibile Pellicciari adesso Benotti rischia di regalare il pallone, riesce a trovare però uno Spinetoli che è venuto incontro a prendersi il pallone, qui rischio di cadere io inciampando sulla rete retrostante alla mia videocamera, adesso però c'è il pallone ancora per il San Filippo Neridente, lo controlla in qualche modo, vediamo se ci arriva, no perché c'è Gasparrini, Botev manda avanti ma sbaglia, e adesso occhio alla possibilità, no perché c'è un muro, Romano, controllo non perfetto, pallone infatti in fallo laterale, si dispera con se stesso, il 18, Valerio Romano, Alessio Romano, pardon. ho fatto confusione anche col nome, spero non me ne voglia il ragazzo con la maglia numero 18, Petrolo, adesso si è ripreso dal intervento precedente, Pellicciari, qui svirgola completamente, rischiando di mettere verso la porta il Borgo Rosso che calcia con Botev tra le braccia di Bisci. E qui una svirgolata che poteva davvero costare carissimo al San Filippo Neri. Rimandare in partita il Borgo Rosso a 10 minuti dalla fine, anzi 9 più eventuale recupero, che intanto c'era fuori gioco di dente, ma credo si possa continuare no, perché non si è concretizzato il vantaggio, la palla allora la vuole Gasbarrini, anzi no, la vuole Benotti per andare alla, alla battuta profonda, eccola la battuta del 7 che va lontano colpo di testa da allontanare, Botov ci mette il piede, ma favorisce l'intervento di Gallo, anzi lo stop e poi rinvio, lontanissimo, occhio adesso ancora al Borgo Rosso, che non riesce a tenere il pallone tra i piedi. Allora Pacifici con un gioco di prestigio va via ancora il 7. Pacifici a tre polmoni pacifici stasera. A tre polmoni pacifici stasera. Come tre i gol del San Filippo Neri fino adesso che stanno comandando le azioni e stanno vincendo 3 a 1. Il per Monir che da terra viene contratto fallosamente. Calcio di punizione per il San Filippo. Che partita pazza al Don Calabria. Un piacevolissimo venerdì sera anche voi, amici da casa, che ci state seguendo con tanto calore, con tanto affetto. Io chiedo allora: in vista della fine della partita, chi è il vostro migliore in campo? Anche se la risposta credo possa essere abbastanza scontata. Migliore o peggiore in campo vogliamo, vorrei sapere io. Visto che sono da solo, sono io il cameraman di me stesso. Intanto appoggio di testa comodo di Gallo con esperienza che va da bisci, lo aiuta per respirare un po', rinvio lontano. Colpo di testa, poteva anche stopparla. In questo caso, il ragazzo in maglia bianca azzurra. Venale ottimazione personale di Venale. Dopo il controllo. E poi fallo laterale, credo che l'ultimo tocco però sia stato di un ragazzo di casa. Fallo laterale, tante proteste però, tantissime proteste. Tante proteste qui dalla panchina del San Filippo Neri che sta controllando la partita e non vuole assolutamente che vengano concessi, insomma, errori grossolani dai suoi. E vogliono mantenere alta la concentrazione fino alla fine della partita. Perché il Borgo Rosso è comunque una squadra che fatica a mollare. Ovviamente, quando non è sotto di parecchi, di parecchi punti, non è il caso di questa sera. Attenzione adesso al contropiede, la posizione regolare, Dente da solo, Dente sul fondo, non è possibile. Dente si mangia il gol del 4 a 1 che occasione per il Borgo Rosso e per il San Filippo Neri per chiudere la partita, per mettere la pietra tombale. Benotti. Tocco corto, Spinetoli. Di Maria col tacco controlla. Pallone poi Ciarniello che deve allontanarlo in qualche modo lo fa. Ancora Gallo, alla bella e meglio, corre in corsa, mette il pallone fuori, rimessa laterale per il Borgo Rosso, qui però il San Filippo Neri davvero si mangia letteralmente il gol del 4-1, altro cambio intanto, potrebbe entrare, intanto esce Solari davvero con tanti applausi, autore di una splendida tripletta. Dovrebbe essere rientrato Valerio Adamo e quindi va a fare il suo ruolo naturale, quello di punta centrale, quello con cui ha cominciato il... Intanto ci arrivano complimenti dal, dal campo e noi ringraziamo chiaramente. Dente non controlla bene. Allora Gasparini va dietro da Lovison, il pressing di Dente, anche di Adamo in questo caso. Occhio perché rischiano di perdere il pallone, rischiano di fare una frittata. Addirittura con un gioco di prestigio, con il gioco di gambe, riesce ad andare via in qualche modo il 92 Marchetti. Qui pallone ancora una volta per Gozzer, che la allontana. si è giocato tutta la partita, chiaramente Gozzer. Qui intanto pallone regalato a Romano. Occhio perché potrebbe anche calciare Romano, però viene contratto Romano due volte, poi messo per terra. Calcio di punizione sacrosanto per il San Filippo Neri. Fallo di Gasbarrini. Vediamo se arriva anche il provvedimento disciplinare, vale a dire il cartellino no. È solo calcio di punizione per il San Filippo Neri, che adesso ha un'altra occasione, un'altra chance di far male al Borgo Rosso. Quando siamo arrivati al 36esimo minuto, 4 minuti, più eventuale recupero. San Filippo Neri 3, Borgo Rosso 1. Tripletta di Solari e gol del momentaneo 2-1 di Benotti su calcio di rigore. La battuta chiaramente va a Pacifici. Lui il destro ce l'ha. E ce l'ha fatto vedere in tante occasioni. È lui il miglior marcatore di questa squadra. A sette gol. Vediamo se arriva l'ottavo. Parte pacifici, la palla gira. E pallone sull'esterno della rete. Alla battuta può andare Lovison. Che vediamo se va a corto. Infatti è così. Non vogliono sprecare troppi palloni. Perché davvero siamo agli sgoccioli di questo match. Botev. Di Maria dietro dove sta correndo Petrolo a grandi falcate. Ancora Petrolo, contratto da una deviazione. Poi finisce per terra senza fallo secondo l'arbitro. Credo Adamo. Infatti, è così si rialza. Però Dente va in pressione. Vediamo se ci arriva. Dente intervento in scivolata a scippare il pallone di Gasbarrini. Adesso Adamo 37 in corso adesso 3-1 San Filippo la deve prendere Adamo. Si deve arrampicare come una, come una scimmia sulla rete, ecco il fallo laterale battuto. Allontana in qualche modo la difesa. Ospite. Controllo difficoltoso di Maria con un'esternata, praticamente può servire Botev. Vediamo se corre, vediamo se ci arriva Botev. Chiaramente, arriva prima di lui Bocci che mette il pallone in fallo laterale. Di Maria batte subito, corto. Spinetoli di testa, fatica, ma comunque riesce a servire Di Maria che però finisce per terra. Forse si è fatto male. E infatti, si deve fermare tutto, si deve arrestare il gioco. Vediamo se il pallone viene restituito. Chiaramente sì. Sebastiani, inseguito da Botev, che però riesce a scaricare da, da Gallo. Colpo di testa di Petrolo ad allontanare. Poi attenzione ancora Di Maria che decide di andare all'indietro. Petrolo finta, doppia, poi avanza ancora. Vediamo se ha gli strappi andare, riesce a servire in qualche modo Venale, uno contro uno di Venale, sempre sul sinistro Venale, calcia in porta la risposta di Bisci che poi va subito a battere dalle parti di Bocci, che può salire si va a vedere Romano incontro non lo, lo ignora però, perché preferisce andare dove c'è il campo più aperto allora Dente, di prima, Adamo riesce a servire di nuovo Dente, da solo Dente, in area di rigore Dente, Dente, Dente ancora sul fondo in contropiede, non riesce a fare poker. Il San Filippo Neri ancora con Dente si è allargato per calciare col destro. Aveva battuto l'Ovison. Pallone però sul fondo. Mancano 40 secondi alla fine del match, più eventuale recupero. E il San Filippo Neri già pregusta il ritorno in uh, quinta posizione in classifica. Qui non ci arriva Petrolo, non si intende con uh, il suo compagno Marchetti Di Maria, Spinetoli. Ancora Spinetoli va via. In qualche modo al difensore centrale. Poi vogliono un tocco con il braccio che ottengono i ragazzi del San Filippo Neri. No, l'arbitro da fallo laterale, ha sbandierato l'assistente. Qui, intanto occhio alla soluzione tentata da Di Maria, tra le braccia di Bisci. Quarantesimo adesso. 4 di recupero, 4 minuti ancora da giocare al Don Calabria. Non è ancora finita, c'è ancora partita al Don Calabria, c'è ancora partita tra Prima Valle e Boccea, col San Filippo Neri che comanda, 3 a 1, colpo di testa di Gallo. Vediamo chi serve Serve Munir che la tiene in campo Trova anche Sebastiani con un mezzo miracolo Adamo, il controllo non è perfetto Ma commette anche, anche fallo Commette addirittura fallo Valerio Adamo, punizione per il Borgo Rosso Che ha ancora a disposizione Tre minuti e mezzo per provare a riaprire la partita Rientrare o meglio Rendere forse Più probabile rendere meno amara Questa serata Questa serata di quasi fine marzo Battuta dentro, colpo di testa da allontanare, Di Maria vorrebbe anche provare la battuta al volo, gli viene negata da un ottimo intervento difensivo di Pacifici che lancia in verticale, vuole trovare Valerio Adamo, non lo trova però, si apre tutto dalle parti del 12. C'è Fabrizio Branco che poi viene contratto e messo per terra, Fabrizio Branco, il ragazzo è entrato a circa a metà secondo tempo, lui che è un altro nostro telecronista. Fidato telecronista delle partite di AIFA Super League, pallone messo dentro, lo rischia di perdere Bisci. Ma lo tiene ancora. Un minuto e mezzo se n'è andato di questo recupero, ne mancano quindi altri due e mezzo. Adamo può controllare, può mandare dente, che però era in posizione regolare, alla fine viene contratto fallosamente, secondo l'arbitro no, perché si può andare. Vediamo... Vediamo Romano in area di rigore. Romano controlla malissimo. Ancora Romano ce l'ha avuta l'opportunità, ma è sempre lui l'ultimo a morire. Romano alla fine si fa mettere il pallone in fallo laterale. Ancora sbaglia Romano, chiedeva pazienza. Chiedeva pazienza il numero 7. Pacifici. Gallo, tocca, buona, Adamo, zona tiro, destro di Adamo! Palla sul fondo. Ci ha provato Valerio Adamo con eh, la battuta dalla media distanza. Non ha sorpreso l'Ovison. Pallone sul fondo. 42-37 sul cronometro. Ci avviciniamo al 44esimo. Che sarà l'ultimo minuto di questo match. Si propone qui sulla fascia... Fabrizio Branco, eccoli il pallone per lui. Fabrizio Branco allarga dalle parti sempre di Di Maria. Ancora lui. Di Maria, fatica, poi è messo per terra. Bocci. Viene messo per terra. Anzi, Di Maria, scusate, viene messo per terra la Bocci. Punizione. La battuta va a Benotti. Lui che ha trasformato il rigore del momentaneo 2-1. Si va alla battuta. Palla profonda al centro. Colpo di testa sul fondo, ma era c'era fuori gioco. C'era fuori gioco l'ultimo tocco, colpo di testa, sembrava fosse stato di Gasbarrini. Se non ho visto male, chiaramente, ma potrei anche essermi sbagliato. C'era tanta confusione al centro dell'area di rigore su questa palla battuta repentinamente da Benotti. 43-35, mancano 25 secondi alla fine della partita, e il San Filippo Neri quindi ha. Concluso, attenzione a Dente, ancora fermato in posizione irregolare, ma non c'è più tempo. Fischia tre volte il direttore di gara. Il San Filippo Neri prende tre punti fondamentali. Per la corsa ai playoff e ci si rimette in pieno, quinto posto ripreso ai danni dell'Unione Ferrovieri, più 4 al Borgo Rosso che resta quindi inchiodato al settimo, al settimo posto a 20 punti, finisce 3 a 1 per il San Filippo Neri e noi allora vi salutiamo cari amici di Live Calcio Elite, è stato davvero un piacere per me essere stato il vostro telecronista per avervi portato nei meandri di questa splendida partita che il San Filippo Neri vi ricorda. Ricordo, vince 3 a 1, noi ci salutiamo e appuntamento alle prossime partite. A presto!